Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi in un nuovo video di Pausa King. Oggi siamo in Pedemontane Veneta, siamo entrati nel casello di Romano Degedino Bassano e adesso stiamo andando a un attimo che la mente si riprenda perché sono le 7 di mattina e come sempre mi sono svegliato alle 6 per andare a vestirmi, prepararmi e andiamo alla base Tuono, vedere la famosa base Tuono, base militare italiana e NATO del 66, nata se non sbaglio nel 1966 per la guerra fredda e chiusa nel 1977, se non sbaglio, da quello che ho visto dovrebbe essere così. Noi siamo qua a Bassano, stiamo andando al base Tuono in Folgaria, quindi ci vediamo dopo. A few moments later. Ciao ragazzi, come avete visto, non avete visto niente perché ho fatto colazione abbondante come sempre. Indovinate dove siamo? Ah sì, verso il costo, ma non solo. Siamo venuti a vedere, wow, i lavori Sinigagagiri come vanno. Ha lavorato, dai. Ha fatto un po' di macerie come fatto negli ultimi video, non so se avete visto, è youtuber famoso italiano, veneto, vicentino. Ma ci siamo fermati un momento per questa cosa, dato che ero qui in zona, quindi dato che dobbiamo andare a base Tuono a fare il video, quindi ci siamo fermati un attimo a vedere i lavori di Sinigagiri, in arte Sinigagiri e in nome originale Dennis. Niente, questo è il momento in cui lo vedete, i lavori che sta facendo sono al momento tutti fermi, pensavo di beccarlo, magari salutarlo. Ok, andiamo su a base Tuono, ciao, a dopo. A few moments later. Benvenuti in Folgaria, Passo Coe, come vedete siamo a Passo Coe e adesso andiamo a base Tuono, che è qui sotto dietro il mio puntino, dietro di quella parte là, in quella parte là andiamo. Tra poco vedete le punte dei missili che sono lì davanti a me. Andiamo, 5 minuti e siamo là. Passo Coe. Vediamo la visiera, qua c'è anche un laghetto artificiale, penso che sia artificiale perché non sembra naturale ma artificiale, quindi speriamo che si possa un po' entrare, chiederò di fare una foto anche particolare, ma vediamo dopo cosa dicono. Oh, che bel laghetto, che bello, e lì ci sono anche i missili pronti all'uso. Spariamo un missile e vai col liscio. Bello sto lago, però. Anche se è artificiale, penso che sia artificiale, vorrei dire una roba per un altro, ma penso di sì. Allora, per andare lassù non so se si deve passare di qua o di là. Certo, autorizzati, noi andiamo di qua, vediamo cosa ci dice base Tuono. Le mucche fanno mu. Ah, non si può entrare ancora. A few moments later. Eccoci qua, come avete visto siamo arrivati a base Tuono, questa è entrata,
incinerato, scusate il fiatone, ma 300 metri a piedi, questa è la base. Era fredda. Andiamo. Eccoci qua ragazzi, finalmente siamo riusciti a arrivare a Badottorno. Qua ci sono le belve, la belva 1, la belva 2 e la belva 3. Non ci sono. 300 metri sciotta in tutta, non è che siamo granché. No dai. Eccoli qua, le belve, i miscidi. Perfetto, andiamo a visitare un po' il posto. Qua c'è la postazione di comando. Durerà un po' di più questo video, so, perché non si può entrare. Sì, c'è visita guidata. Ah, qua c'è un test di video, no di video, un test del lancio di razzi che hanno fatto sicuramente. Guardate la impressione di questi missili, di quanta potenza hanno per arrivare a traguardo. Qua c'è una testa del missile, guardate che belli che sono, e guarda che bello che questo sdraiato, è fantastico, fantastico. Bellissimo, guardate come è fatto. Bellissimo proprio. Qua c'è la sala museo, uscita, beh. Io devo girare al contrario, vabbè, non penso che cambia qualcosa. Qua c'è il museo con tutte le attrezzature militari. Smontaggio del video. Il video, e qua c'è un altro missile Mike e Jack. Vabbè, bello anche questo missile qua, bellissimo, dai, anche fresco per fortuna. Andiamo a vedere cos'altro. Un attimo in azione, 89. No, vabbè, dopo vediamo un po' la storia com'è. Guardate la rampa che si alza del Mitch, guardate questo, bello. Qua ci sono divise, andiamo fuori. Facciamo un giro. Qua c'è un altro missile, un vecchio missile. C'era visita guidata, ma non mi interessava, perché alla fine cosa vuoi che ti racconto, la storia dell'orso. Ah, qua c'è qualcosa che mi piace molto, questa è la difesa antiaerea, antimissile, che vediamo qua sotto. Guardate che bella rada, bellissima rada è stata. Qua c'è la torretta. E là c'è l'antimissile, quello che ti salva la vita praticamente. Vedete? Quello intercetta i missili. Qua c'è il radar. Bellissimo sto radar qua. Bellissimo. C'è un bel missilone qua. Una bella belva qua. Questo si chiama
Ah, questo è il paranco, paranco che ho sui mimici. Anche questa è una bella belva. Abbiamo l'intercettatore, mimici. Una bestia questa, eh? Porta missile, lanciatore porta missile, bello bello, una bella bestia. Ancora sono attivi su qualche posto, mi sembra. Questo è un altro lato e qua abbiamo l'aereo, l'aereo figo, l'aereo di questo momento, non è di questo momento, ma insomma non tosti niente. Come hanno fatto a portarlo qua? Che caspita, bello. Facciamoci un selfie. Bello ragazzi, bello. Bombe. Guardate che grosse che sono queste bombe. Bello, bello ragazzi. 2 hours later. Ciao ragazzi, come vedete io sono seduto perché sono stanco morto, perché è ancora tutta... Beh, non si sta male perché qua è fresco. Siamo in Budget One, come ho detto, e adesso dietro le mie spalle c'è il lago. E adesso non so che lago sia e cosa, poi vediamo un attimo la mappa. E vi saluto e vi faccio vedere Budget One un'altra volta. Tanto lo vedrete bene sul video che monterò nella serata e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi, peace and love da Paolo, di Pausa King, da base buono. Ciao. To the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Voi cosa state facendo a casa? Iscrivetevi, mi raccomando.